Tantissimi, numerosi, e fra qualche minuto vi spiegherò anche dove andrà a finire il vostro contributo e a che cosa è servito. Quindi voglio rendere partecipi di quello che state costruendo insieme a noi, e questo è un bel momento di interazione e di integrazione e di vera inclusione, poi, se vogliamo dirla in questi termini. Io devo ringraziare l'associazione AMAC, nella presidente, la professoressa Santa Frate Antonio, che ha voluto questo concetto di beneficenza, e devo ringraziare, oltre che lei, che ha avuto questa sensibilità condivisa poi da una serie di incontri. Cioè, è stato un incontro speciale, quindi abbiamo una comunione di intenti, se così vogliamo dirla, che poi l'abbiamo scoperto attraverso la conoscenza. Devo ringraziare anche l'amministrazione comunale, che ci ha consentito quindi l'interazione fra le varie associazioni presenti sul territorio, ci hanno portato qui stasera. Mi sentite? Quello che mi preme sottolineare è che oggi, come dicevamo prima, è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Rispetto all'anno scorso, io devo dire che ne parlavo prima con una presidente di un'altra associazione, che abbiamo fatto un enorme passo avanti, perché iniziava ad esserci effettivamente una consapevolezza diversa. Non c'è più bisogno di accendere i riflettori sull'autismo. Iniziamo a sapere di che cosa si tratta, iniziamo veramente a conoscere e quindi ad integrare. Iniziamo a scambiarci uno stile di vita inclusivo, che non è soltanto in quello che riguarda la sindrome stessa, ma nelle abilità e quindi in tutto ciò che riguarda l'evoluzione della sindrome stessa, no? In tutte le sue fasi della vita, quindi dall'inserimento nella scuola alla maggiore età. Questa mattina io ho avuto il piacere di essere presente ad un convegno a Catania, durante il quale ho avuto modo di sentire e di ascoltare una voce meravigliosa di una ragazza con disabilità che fa parte di un'associazione culturale, esclusivamente culturale, che si occupa quindi di arte, di musica e di spettacolo. Devo dire, è stato un simbolo importantissimo di quello che poi ci prefiggiamo di fare. Inoltre devo fare un piccolo preambolo anche rispetto a una situazione che in questo momento ci sta vedendo coinvolti nel mondo della disabilità, non solo dell'autismo, che è una legge delega, la legge 107 sulla buona scuola, che è un decreto legislativo che è in fase di approvazione della numero 378. Io devo necessariamente, con tutto il cuore, ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Gianluca Cannata e di alcuni componenti del consiglio di amministrazione che hanno voluto supportare la nostra richiesta di ritiro della legge delega 378. Invito tutti ad informarsi a riguardo, perché è una legge che va a minare i capisaldi della legge 104 e ci fa tornare indietro di 40 anni. Non sto qui a dilungarmi sui contenuti, però devo ringraziare l'amministrazione comunale, che è stato il primo comune, quindi il primo rappresentante di un'amministrazione comunale, a darci il sostegno e quindi ad unirsi alla rete dei 65 movimenti per il sostegno, che sono 105 associazioni, fra ovviamente associazioni di familiari, e gruppi di insegnanti, comitati studenteschi, università e quant'altro. È stato il primo di una lunga serie, per cui grazie davvero, è stato un contributo importante. Speriamo che quantomeno questo decreto legge veda degli emendamenti, perché se dovesse essere approvato in questo momento sarebbe una minaccia a quello che noi ci prefiggiamo di fare ogni giorno, quindi l'inclusione scolastica. Infatti, di questo ovviamente stiamo qui a parlare, perché la scuola. Mentre si cerca di legiferare per quanto riguarda l'inclusione, poi l'inclusione vera e propria se ne infischia delle leggi e avviene comunque. L'anno scorso abbiamo avuto un importante momento di incontro, se così vogliamo chiamarlo, proprio il 2 aprile, alla Sala Frate Antonio, peraltro, nulla a caso.
proprio con i rappresentanti degli istituti scolastici che sono sul nostro territorio, ci siamo confrontati proprio su cosa c'è bisogno di fare insieme, a prescindere dalla burocrazia. Quel piccolo seme che abbiamo voluto lasciare l'anno scorso ha portato i suoi frutti, sì, cresce, e quest'anno devo dire che è la scuola che si fa protagonista anche di celebrare o comunque di di rendere consapevoli poi la società di tutti i giorni rispetto a quello che è una sindrome che è una condizione di vita, no? Dei nostri figli. Io parlo come genitore, quindi parlo, io sono una mamma e quindi dico dei nostri figli, ma possono essere i nostri fratelli, i nostri compagni di classe, i nostri alunni, i nostri vicini di casa, i nostri cugini, i nostri nipoti. E devo dire che in questo momento io sono molto orgogliosa, perché devo presentare, prima di arrivare alla professoressa Vaccarella, a nome, in nome e per conto della dottoressa Nucifora, che è la preside dell'Istituto Capuana, il progetto che portiamo avanti insieme e il motivo per il quale abbiamo voluto quindi condividere con voi attraverso questa beneficenza questa serata, insomma, quindi di renderla produttiva e quindi renderla pratica. Ecco, non mi venivano le parole, scusate, mi sono anche emozionata perché c'è tanto da dire e il tempo è poco, quindi non voglio rubare.